E salve a tutti ragazzi, da Pier Dark Knight 91 ci troviamo nella 14ª puntata su This War of Mine, stagione numero 2. Vediamo un po', è stata una nottata, vediamo se magari ti decidi. È stata una nottata tranquilla e Roman si sente molto meglio. Nella scorsa puntata sono rimasto un po' con l'amaro in bocca, perché? Perché potevamo far di più, potevamo ammazzare ancora, ma abbiamo sbagliato un po' l'approccio, secondo me. Comunque ci riproveremo. Dobbiamo ricordarci anche che nella chiesa di St. Mary abbiamo bisogno di due seghe ed una pala, se no non ritorniamo proprio. Quindi vediamo, la pala ce l'abbiamo, le seghe no. Quindi facciamo prima nutrire il nostro Bruno, che ha molta fame. Ok, e lo facciamo andare a riposare. Allora, vai così. Mi sa che abbiamo qualche personaggio ferito. Sì, tutti leggermente malati, leggermente ferito. Che cacchio. Ok, vai a riposare. Allora, ha dormito male, ha fame, ferito e triste. Benissimo. Allora, facciamolo curare e sono finite le bende. E questo è un problemone. Un problemone. Sono 5 gradi in casa e ancora non vuole finire questo, il grande freddo, la neve maledetta. Allora andiamo a mettere altra legna al fuoco. Ok, possiamo migliorare la stufa. Però per migliorare la stufa devo migliorare il banco da lavoro e quindi nulla da fare. Sì. Allora facciamo una cosa. Mi manca poco, mannaggia. Vediamo qui. Qui abbiamo già migliorato? Sì, diciamo di sì. Allora ci serve una sega, due seghe ci servono. Quindi ci facciamo questa sega e ce la portiamo nella chiesa di St. Mary per la prossima nottata. Allora, triste, leggermente ferita e ha fame. Arika è leggermente malata, quindi visto che è leggermente malata, adesso gli diamo una medicina alle erbe e risolviamo il problema. Ok, un'altra cosa da fare. Emilia è triste, come posso aiutarla? Non ti posso aiutare, amica mia, mi dispiace. Ok, ha fame. Vediamo, Bruno è stanco, sta riposando. Triste, ferito. Ha fame, ha dormito male. Allora, alzati. Abbiamo bisogno di Roman noi. Vai così. Buonanotte. Allora, leggermente ferita, triste e ha fame. Allora, dobbiamo... Mamma mia. Non posso far nulla, mi sono finite le bende. Va bene. E questo non ci voleva. Vediamo se possiamo farle noi, ma mi sa che... Non possiamo farlo. Vediamo un po', ma... Mi sa che bisognava prima migliorare il tutto, vabbè. Se arriva il nostro amico del baratto, ci salviamo. Non possiamo far nulla, ci serve... Il banco da lavoro migliorato. Niente ragazzi, è leggermente ferita e riposerà questa notte, chissà. Riesce a guarire senza le nostre cure. Bruno già ha riposato, benissimo, quindi Emilia vai a riposare così non rischi che il suo leggermente ferita diventa ferita e poi gravemente ferita. Evitiamo. 9 gradi in casa. La sega l'abbiamo fatta, ma ce ne servono due, giusto? Due seghe e una pala, quindi. E poi dobbiamo stare attenti sempre a quei militari. Ok, ci facciamo la seconda sega. Allora, due seghe, una pala, dobbiamo portare poi la pistola, le munizioni e il coltello. Tutto in poche parole. Però lo dobbiamo fare, ragazzi. Allora, terminiamo il giorno e andiamo a rovistare la nuova canzone di Rovazzi. Andiamo a rovistare.
Ok, a parte gli scherzi, ragazzi, andiamo a vedere. Mettiamo a dormire, bella, dentro al letto, Emilia. Dorme leggermente, ma bendato, ok. Allora, dorme a letto. Dorme a letto. Che cacchio faccio? Fa la guardia. Ero vista Bruno di nuovo. E andiamo nella chiesa di Saint Mary. Ci portiamo due seghe. Due seghe. Non serviva il piccone, non ricordo. Il piccone. Che sto a Minecraft. Il piede di porco. Io mi porto un grimaldello. Poi mi porto tutto in poche parole. Che vado a rovista a fa? Pistola. Coltello. E 12 munizioni. Andiamo a rovistare. Vabbè, utilizzando due seghe abbiamo uno spazio in più. Quindi abbiamo 4 nello zaino. Allora, piano piano, attenzione, perché ce ne sono ancora due e attaccano in coppia. Quindi se ci sparano, se ci colpiscono, se ci puntano la pistola, tutti e due, siamo finiti. Ma proprio finiti, eh. Vediamo un po'. Allontaniamo un po' la visuale. Ah, qua non c'è nessuno, sono nell'altra casa. Ottima cosa, possiamo rovistare qui e quindi porteremo qualcosa a casa. Poi non vi preoccupate, piano piano andremo anche nell'altra casa. Allora, con calma, qui non c'è niente, ok. Allora, scendiamo qui, piano, non fare rumore, non fare rumore. Ok, sega. Poi dobbiamo segare anche quelle altre sbarre. Così possiamo andare da sotto. No, ma qua... Ah, sì, era più sotto, ok. Allora andiamo. Vai così. Spaliamo. Fatemi vedere se arriva qualcuno. No, va bene. Dai, dai, Bruno. Forza Bruno, veloce. Benissimo. Scendi. Ok. Speriamo di trovare qualcosa di utile, eh? Vediamo. Diciamo, ragazzi, mi aspettavo di più. Vai. Zucchero, che me ne faccio? Qui dobbiamo spalare. Dove serviva la seconda sega? Sai che non ricordo. Vabbè, noi continuiamo il nostro lavoro, vediamo che succede. Ok, andiamo pure qui. E mi sa che... Ah, ho capito, ho capito. Allora, dai Bruno, ci facciamo un po' di spazio. Ok, allora, sali qui. Piano piano. Qui avevo già... Ah, ok, ok. Ecco, era qui, era qui. Vai, piano piano, piano piano. Vai, sega anche qui. Vediamo se arriva qualcuno. Ok, non c'è nessuno. Andiamo. Dimmi che trovo qualcosa di buono. C'è solo spazzatura. Benissimo. Oh oh. Dov'è? Qui non c'è nulla. È incredibile, non si trova più niente. Spala. Dov'è? Ma. Vai così. È 1:30. Teniamo sempre sotto controllo l'orologio, che corre come una bestia, eh. Qui c'è solo spazzatura. Incredibile, ragazzi.
Guarda, 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 incredibile. Cioè io non ci posso credere. Adesso qui so... Eccolo lì, è lì sopra. È lì sopra come sempre. Adesso me li prendo con calma, ragazzi. Non so se lo faremo in questa nottata. Non voglio rischiare di rimanere qui. Ho bisogno di sedermi un po'. Ok. Dobbiamo... ce n'è un altro lì. Ok, possiamo fare una prima prova, ok? Ci proviamo? Ci proviamo? Proviamoci. Dai. Ok, benissimo. Chiudi. Ce ne sono altre due. Oddio. Vai così. Eccolo, eccolo. Dove è andato? Oddio, ragazzi. Lo sento, lo sento. Cacchio, sono le 4, sono le 4. E adesso? E adesso dobbiamo muoverci. Vai, vai, veloce. Non si può uscire da qui? Dai, 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 Bruno, veloce. Veloce, Bruno. Benissimo, benissimo, ragazzi. È andata, è andata. È andata, va benissimo. Nella prossima nottata ci facciamo fuori l'ultimo e siamo a posto. Questa zona è tutta nostra. E tutti i rifornimenti, le pistole. Mamma mia, ragazzi. Benissimo, grande Bruno. E ammazzare questi militari non è un problema. Perché mi vibra il pad ogni volta? Qui c'è... una canzoncina. Emilia ha litigato con Roman un'altra volta. Oh, ok. Allora, Bruno va. Ha molta fame, depresso. E che cacchio. Ok, allora Bruno. Dai. Ok, Roman ha molta fame. Vai veloce così. Perché litigate? Perché litigate? Leggermente ferito pure. Ancora. Cosa incredibile. Allora, depresso. Come gliela faccio? Madonna. Allora, depressa, ha molta fame, alzati. Ci serve per togliere la depressione. Ho l'alcol, il liquore, ho la chitarra. Oppure far sentire la musica dalla radio, ma non aiuta molto. Allora, facciamo così. Roman. Ok. Vai. Allora. È il momento di mettere un po' di musica. Dai. Ok. Allora, depresso, leggermente ferito, non ti posso aiutare. Ferita, fame, depressa. Malata, arica. Mamma mia. Allora, facciamo curare. Sono finite le medicine? Bene, bene. E adesso so cacchi. Ha molta fame anche arica. Ok, 4 gradi in casa, non finisce questo freddo, quello è il problema, non finisce questo freddo. Allora, metti, metti. Va bene. Allora, facciamo riposare. Perché Emilia va sempre lì? Emilia, devono dormire tutti. Grazie. Allora, stanca, va bene. Va bene. Depresso, leggermente ferito.
Qua è rimasto solo Bruno, bello pimpante, diciamo, a fame e triste. Ok, allora, leggermente ferito, depresso, a fame. Vediamo se parlano. Sì, a parte il bug, parlano, ok. Bruno è triste. Allora, vediamo se possiamo far qualcosa qui. Allora, vediamo se possiamo migliorare. No, perché non ho preso nulla. Poche parole. Qui possiamo far nulla. La sega ce l'abbiamo. Il grimaldello ce l'abbiamo. Ok. Dobbiamo solo... ferita, depresso, fame, ok. Possiamo terminare il giorno, perché siamo a metà giornata e non è arrivato nessuno. Sì, infatti. Ok, terminiamo il giorno, ragazzi. Oramai abbiamo tutto, quindi non c'è bisogno di fare tutta la giornata, perché abbiamo fatto quello che volevano. Allora, malata, affame, triste, triste, affame. Allora, lui rovista di nuovo. Leggermente ferito, depresso. Allora, fa la guardia Emilia. E dormono a letto Arika e Roman. Rischiamo Emilia, non mi interessa di Emilia. E andiamo di nuovo nella chiesa di St. Mary. E ci portiamo questa volta una pistola, un coltello e 8 munizioni. 8 munizioni per una persona sono più che sufficienti. E quindi io direi di portarmi un grimaldello, non si sa mai. Anzi, mi porto il piede di porco, visto che è rimasto l'ultimo. Ok, e adesso, senza pietà, lo ammazzeremo. Ho preso tutto? Sì. Andiamo. Ragazzi, adesso... o va via Bruno per sempre o va via l'ultimo militare. Peccato che non ho rovistato nei cadaveri di quei militari, perché se rovistavo mi portavo il fucile d'assalto. Adesso ci ho pensato. Però può darsi che li troviamo ancora i cadaveri. Non penso, però ce n'è ancora un altro. Vediamo se riusciamo a portarci a casa quel fucile d'assalto. Sono un po' depressi i nostri personaggi. Abbiamo bisogno di una chitarra. Abbiamo bisogno di alcol per far togliere tutta questa depressione, ma adesso noi con calma risolveremo tutto. Vediamo se c'è qualcuno. No. Va bene. Scendi. Ok, possiamo andare. Zoomiamo. E adesso cattivissimo, cattivissimo. Attenzione, perché se c'è il fucile d'assalto mi ammazza, eh? Perché la pistola non ce la fa. Vediamo dov'è. Allora, qui non c'è nulla da rovistare. Eccole lì sopra. Qui non c'è nessuno. Occhio, eh. Ok, medicine, e ci servivano. Benissimo. Vai così. Medicine, e ci servivano. Ottimo, ragazzi. Mamma mia, raga. Chiudiamo sta porta. Attualmente non lo ammazziamo. Attualmente ci serve un'altra sega, mannaggia. Oh, è lì, è lì. Vediamo che fa. Vai. Buono, buono. Prendiamo le carote. Andiamo qui. Io quasi quasi faccio rumore.
Ok, abbiamo fatto rumore. Eccolo lì, eccolo lì. Lo prendiamo alle spalle, perché se c'è fucile d'assalto soffritto. Attenzione. Olè! Arrivederci e grazie. Ok, adesso abbiamo tutta la casa a nostra disposizione. Vediamo cosa aveva. Speriamo aveva il fucile d'assalto. Gli altri avevano il fucile d'assalto? Questo è senza nulla. Cioè io ho ammazzato uno. No, vabbè. Ci credo. Ho ammazzato uno che non aveva nulla. Fa tutto sto casino. Vabbè, è l'1:10. Allora, adesso mettiamoci a rovistare. Ritorneremo. Adesso è libera la zona. Ok, lo zucchero attualmente lo lasciamo. Vediamo cosa c'è qui. Qui non c'è nulla. Vediamo qui. Speriamo di trovare un fucile d'assalto, eh. Cosa faccio qui? Cosa posso lasciare? Niente. Non posso lasciare nulla. Allora, facciamo così, ragazzi. Abbiamo due medicine, eh. Lasciamo questo. Ci portiamo questo. Aspettate, però. Dobbiamo vedere se troviamo altro. Vedi qui? Mamma mia, che bello. Ritorneremo e faremo piazza pulita. Ok, c'è ancora tanta roba. E dobbiamo portarci una sega. Ancora un'altra sega. Pistola rotta. Pistola rotta. E cosa lascio? Dai, lascio questo e porto la pistola rotta. Ok, vediamo un po'. Scendiamo. Qui abbiamo visto, mi sa di no. Sì, abbiamo visto lo zucchero. Il bagno, qui ci sono sempre medicine. No, non c'è nulla. Vabbè, qui non c'è niente. Scendi. Peccato per le pistole. Sono le 2:20. Scendi. Qui abbiamo visto. Qui serve la sega. E vabbè, ma mi aspettavo di più, eh. Pensavo ci fosse più roba. Attenzione, qui. Qui non abbiamo visto. Sotto i letti c'è sempre qualcosa di buono. E infatti non avevo visto male. Qui si può tornare. Sono le 2:50. Aspettiamo un altro po'. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ancora. Qui abbiamo visto. Aspetta. Qui abbiamo visto, va bene. Scendiamo da qui. Qui. Dimmi cosa c'è. Ok, lo zucchero abbiamo già visto. Qui il letto abbiamo visto. Scendi da qui. Questo abbiamo visto. Ok, ragazzi, ritorniamo a casa. E nella prossima nottata ritorneremo qui a rovistare. Ci facciamo 3 nottate oggi. Siete contenti? Spero proprio di sì. E finiamo di rovistare. Facciamo subito. Adesso ci serve una chitarra, l'alcol e queste cose. Perché la tristezza è proprio morale sotto i piedi. 33° giorno. Vediamo un po'. Speriamo che qualcuno non sia ammazzato. Ho trovato un bel po' di cose di qualità. Roman ci ha derubati. No. Roman è scomparso con le nostre provviste. Ah, non ci posso credere, Roman. Proprio Roman. Guardate il cibo, ragazzi. Proprio a buttare ne abbiamo. Oh mio Dio. Ok, va bene, Roman ha fatto il pezzo di merda. Va bene, leggermente malata, gravemente ferita. Aspetta, pensiamo prima. Triste. Ok, allora dobbiamo curare Emilia a tutti i costi. Allora, prendi. Ma le bende? Ah, ci ha derubato. No, non l'avevo prese le bende. Ok, allora Bruno mangia. È gravemente ferita, non so come fare, Emilia. Chissà, arriva il nostro amico del baratto e ci salviamo. Allora, è stanca e triste, leggermente malata. Allora, Bruno è stanco, facciamo riposare. Ok. Scendi. Va bene, vai, riposa. Allora, con la nostra Emilia, che oramai
ci sta salutando. Comunque, non abbiamo ucciso nessuno dei nostri personaggi. Non siamo morti con nessun personaggio. Arriva Roman e se ne va e si porta via tutto. Che pezzo di merda. Ragazzi, davvero, è arrivato il nostro amico del baratto. Allora, ci serve una benda, assolutamente. Vediamo cosa dare. Guarda cosa ti ho portato. Cosa mi hai portato? Fammi vedere un po'. Allora, a noi ci serve una sega, una benda. Vediamo un po'. I materiali servono sempre. C'è anche il liquore. Vediamo un po'. I colpi possono sempre servire. Il filtro lo prendiamo. Ci prendiamo un bel po' di componenti. Questo no. E ti do. Allora, vediamo cosa dare. Ti do, abbiamo tre pistole, ne siamo tre, però un fucile. Punta la... interessante, proprio ciò che mi serve. Questo fucile è troppo lento, posso dargli il fucile? Oh, no, no, così no, però. No, 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 no. Caro amico mio, non posso darti tutto. Ti do questo, ti do questo. No, io li aggiusto e risolvo tutto. No, no, io questi li aggiusto. Cosa gli posso dare, ragazzi? Vediamo un po'. Lo zucchero ce l'abbiamo? Sì, ma possiamo fare... possiamo fare l'alcol. Ah, facciamo così. Togliamo un filtro. E togliamo un po' di munizioni. L'unica cosa che posso fare è questa. Ti do una pistola. Che possiamo dargli più, ragazzi? La pistola la possiamo aggiustare noi, quindi non è un problema. Possiamo dargli bossoli di pistola? Non molto interessante. Bene, ti do un po' di questi. E ti do, vediamo un po'. Che cacchio gli posso dare? Pezzo di merda, oh. Ti do uno di questo. Va bene, affare fatto. Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Mi posso prendere, però non basta riprova. Grazie, eh. No, no, facciamo così. Questo me lo prendo io. Tu prendi questo. Non basta riprova. Allora, ci tolgo uno di questo e uno di questo. Pure la pistola gli devo dare, bene. Affare fatto. Ciao. Allora, gravemente ferita. Adesso la curiamo. È depressa pure. Mamma mia. Ragazzi, se trovo Roman per la città, per gli edifici, giuro, lo ammazzo. Lo ammazzo. Si è portato dietro un bel po' di cose, se non sbaglio. Ha fame, depressa e stanca. Allora, è l'una... No, non è l'una, sono le 10, quasi le 11. Vediamo se possiamo migliorare il nostro banco da lavoro. Dai. Sono un bagno di sangue. Ma, dici tu? Allora, 4 gradi in casa. No, dobbiamo migliorare. Non ce la facciamo, va bene, non fa nulla. Mettiamo un po' di legna. Dove vai? Oh! Dove vai? Va per cacchi suoi, vabbè. Ok. Allora, prima di skippare e terminare il giorno, vediamo un attimo cosa ci serve. Allora, componenti vari e legna. Ok. Allora, terminiamo il giorno e andiamo di nuovo lì. Allora, dorme a letto Emilia. Fa la guardia Arica. E rovista Bruno. Andiamo di nuovo nella chiesa di St. Mary. E ci portiamo... la sega. Mi sono dimenticato la sega. Che coglione. Ritorneremo, ragazzi. Mi sono dimenticato la sega. Adesso che cosa mi porto? Non ne ho sega? No.
Allora, portiamoci l'accetta così facciamo la legna. Non mi serve più nulla. No. Ok. Scusate. Ok. Ok, allora ci portiamo solo l'accetta e andiamo a rovistare. Oh, davvero, ragazzi, mi sono dimenticato della sega. Che deficiente. Va bene, la prossima puntata. Adesso prendiamo tutto quello che... Che c'era fuori da quella stanza che ha le sbarre, quindi non possiamo andare. Adesso veloci più della luce. Scendiamo. Scendi. Ok, sali. No, qua. Va bene. Non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Allora scendi. Vediamo cosa abbiamo lasciato. Qui nulla. Qui vediamo se abbiamo lasciato qualcosa. No. Qui possiamo rompere. Poi romperemo. Qui non possiamo andare. Mannaggia, quelle armadietti sono molto invitanti. Allora, il peluche nel frigorifero che ho posizionato io. La vera persona intelligente. Ok, medicine ancora. Bene, ci servono visto che fa freddo e si ammalano sempre. Qui non c'è nulla. Qui si può rompere. Vediamo, prima di rompere voglio vedere cosa c'è a parte la legna che ci serve. Non c'è nulla, saliamo. Qui avevo lasciato lo zucchero, se non sbaglio. Vediamo. Ok, va bene, dai. Sempre meglio di niente. Ovviamente io mi devo dimenticare della sega come un cretino. Però vabbè. Prendi lo zucchero. Non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Saliamo sopra. Veloci. Ah, lì sopra non sono andato a vedere. Oh, qui mi sa... Lì sopra devo vedere, ragazzi. Un attimo, che mi sa che qui non... Ah, un'altra. E perché? Due seghe servono ancora. Servono due seghe. Oh mio Dio. Ok. Incominciamo a distruggere. E nel frattempo mi scrivo che servono due seghe nella chiesa. Così ritorneremo e vediamo se riusciamo a trovare qualche arma da barattare. Comunque siamo al quasi 34esimo giorno. Ok, ci portiamo tutto questo. Il pupazzetto mi sa che lo lasciamo, perché alla fine serve più il combustibile. Perché il combustibile ci fa mettere sempre legna e cose del genere. Cucinare, l'acqua. Allora, lasciamo questo. Ci portiamo questo. Sfasciamo un altro po', ragazzi. Vabbè, deve fare il freestyle, non ci fate caso. Allora, sedia. Non male, dai, non male. Le medicine, poi. Allora, ok. Abbiamo fatto subito, ragazzi. Subito. Ok. Vabbè, ah no, aspetta. Serve anche la legna. Vabbè, lo faremo in una prossima puntata, ragazzi. Adesso va bene così. Corri all'uscita. Va bene, ragazzi. Ci siamo fatti anche quest'ultima nottata. È andato tutto bene. Il nostro Bruno ha fatto un buon lavoro. Speriamo che adesso Emilia e Arika non si sono picchiate, o qualcuno ha derubato, qualcuno si è sgozzato, cose del genere. Anche se secondo me Emilia rischia molto. Il freddo è passato, giustamente, ho preso la legna. Adesso il freddo è passato, nella prossima puntata ripartiamo da qui e dice che il freddo non è passato. Emilia si sente molto meglio. È depresso, Bruno. La mia storia, era troppo tardi, l'assedio era in corso, eravamo già
tagliati fuori, tutte le corse per la mia città erano state cancellate e in ogni caso era troppo tardi per fare qualcosa per la mia amica. Avrei dovuto pensarci prima di cullarla in un falso senso di sicurezza. Non so cosa ne sia stato di lei, probabilmente non lo saprò mai, ma temo il peggio. Va bene, depresso, cacchio, depresso. La chitarra non la posso fare. Ci serve l'alcol, ce l'abbiamo. Sta migliorando Emilia. È leggermente malata Arica. Non male, ragazzi, dai. Sono 12 gradi. Penso che per non la prossima, ma ancora l'altra, ce la possiamo fare. Peccato per Roman che ha fatto lo stronzo, ma proprio nel vero senso della parola, perché è un peccato, perché siamo stati così bravi da non far ammazzare nessuno dei nostri personaggi, però Roman poi ha deciso di fare quella cavolata. Comunque abbiamo anche la possibilità di trovare nuovi personaggi, perché siamo intorno a un, diciamo, un periodo molto ma molto pericoloso, e quindi molte persone cercano un rifugio e molto probabilmente può arrivarci un nuovo personaggio. Ragazzi, cercate di supportare sempre la serie, link di Facebook, Instagram, donazioni in descrizione, sempre se volete donare. Un bacione a tutti da Pier Dark Knight 91.